Ciao a tutti, come state? Queste feste pasquali permettono, grazie a bel tempo, di poter stare all'aria aperta, di ammirare la natura. Infatti proprio in questo momento mi trovo in completa natura, non ci sono monumenti attorno a me, potremmo dire tranne uno, tranne il ponte dove mi trovo. Sul ponte dove mi trovo in questo momento sono su quello che si chiama il ponte della Pia. Non so se dietro di me riuscite a vedere il fiume Rosia. Sono nell'alta Val di Merse, nella zona alta della Val di Merse, quindi siamo nella zona che confina per esempio con i comuni di Chiusdino, di Sovicille, dove si possono visitare dei monumenti fantastici, ci sono dei posti unici al mondo. E questo ponte dove mi trovo ora, un ponte antico, vedete, è rimasto solamente il dorso del ponte, si chiama Ponte della Pia. È uno dei più belli, ma anche uno dei più sconosciuti, se vogliamo, ponti medievali. Un ponte davvero che è molto molto bello. Adesso ve lo faccio vedere di qua. E si dice a dorso di mulo, però ve lo faccio vedere da questa parte. Vedete quanto è bello, davvero straordinario. Ed è molto molto, come dire, è molto poco apprezzato, perché nonostante la sua storia non tutti lo conoscono. Ed è un ponte che si chiama Ponte della Pia, come l'indica di lì l'insegna, perché è legato a uno dei personaggi di Dante, uno dei personaggi della Divina Commedia, menzionato nel Purgatorio della Divina Commedia. Una donna, Pia de Tolomei, appunto, che ebbe una vicenda abbastanza tragica. La donna è stata chiamata, è stata invocata, possiamo dire, descritta, è stata inserita in diversi racconti oltre il Purgatorio di Dante. E nel caso foste interessati a conoscere la sua storia o a visitare questa zona magnifica della Toscana, delle terre di Siena, potete contattarmi sulla mia pagina. Intanto io di qua mi godo il bel panorama della natura. Buona Pasqua e Pasquetta a tutti, ciao!